meno di un mese alla 69 edizione del Festival di Sanremo che vede, per il secondo anno consecutivo, la direzione artistica di Claudio Baglioni, e che andrà in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 in diretta dal Teatro Ariston. Ad affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del Festival di Sanremo 2019 saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La principale innovazione della gara prevede quest'anno una sola categoria e 24 sfidanti a risa, Mi sento bene, Loredana Bertè, Cosa ti aspetti da me, Bungabash, Per un milione, Federica Carta e Shane, Senza farlo apposta, Simone Cristicchi, Abbi cura di me, Nino D'Angelo e Livio Cori, Un'altra luce, Einar, Parole nuove, Ex Otago, Solo una canzone, Gemon, Rose Viola, Il Volo, Musica che resta, Irama, La ragazza con il cuore di latta, Achille Lauro, Rolls Royce, Mahmood, Soldi, Motta, Dov'è l'Italia, Negrita, I ragazzi stanno bene, Neck, Mi farò trovare pronto, Enrico Nigiotti, Non Hollywood, Patti Pravo con Briga, Un po' come la vita, Francesco Renta, Aspetto che torni, Daniele Silvestri, Argento Vivo, Anna Tatangelo, Le nostre anime di notte, Desen Circus L'amore è una dittatura, Paola Turci, L'ultimo ostacolo, Ultimo, I tuoi particolari. I cantanti in gara parteciperanno con 24 canzoni inedite e si esibiranno tutti nella prima serata del festival, nelle due successive torneranno con i propri brani. Mentre nella quarta serata reinterpreteranno le proprie canzoni in gara insieme ad un artista ospite. Infine, nella serata conclusiva verrà svelato il vincitore. Sulla lavagna Eurobet, è Ultimo il favorito per la vittoria del Festival di Sanremo 2019, a 1,90, seguito da Il Volo 3,50. Un gradino più in basso Irama 11,00, Francesco Renga 11,00, Arisa 11,00, Federica Carta e Shade 11,00. Poi Neck 13,00, Enrico Nigiotti 17,00, Negrita 17,00, Patti Pravo e Briga 21,00, Einar 26,00, Simone Cristicchi 26,00, Demon 26,00, Motta 26,00, Zen Circus 26,00, Paola Turci 31,00, Achille Lauro 31,00, Daniele Silvestri 31,00, Mahmood 31,00, Ex Otago 31,00 e Loredana Bertè 31,00. Vale invece 36 volte la posta e il trionfo per Boom da Bash. Seguono Nino D'Angelo e Livio Cori 41,00 e Anna Tatangelo 51,00. Il presentatore Claudio Baglioni durante la serata di apertura indosserà un vestito monocolore, quotato 1,70, contro la quota 2,00 per un abito multicolore. L'abito che indosserà durante la serata inaugurale sarà accompagnato da un papillon, a quota 1,25, mentre la cravatta è quotata 3,00. Non si sbilanciano, invece, le quote sullo share della prima serata. L'under 51,5 e l'over 51,5 si giocano entrambi a 1,82. CDN / Agimex Sanremo 2019, i buchi scommettono sui testa a testa i Boom da Bash favoriti a 1,65 su Achille Lauro, a 2,10 dal 4 al 9 febbraio, a Via Sanremo 2019, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che avrà luogo nella città ligure. Per il secondo anno consecutivo il direttore artistico e conduttore dell'evento nazionale è Claudio Baglioni. I nomi dei big ammessi alla gara sono ormai noti e i buchi sono già pronti a scommettere sui favoriti alla vittoria. In lavagna si sa il match point nel testa a testa tra il rapper romano Achille Lauro e il gruppo salentino dei Boom da Bash. Favorito il gruppo di genere dancehall reggae ragamuffin hip hop a 1,65, contro il rapper, quotato a 2,10. Tra Arisa e Renga, secondo i buchi, il favorito, anche se di poco, è il cantautore di Udine, ex